Poracci, riconoscere l'inquietante faccione di Mario Teaches Typing 2 era un gioco da ragazzi e Flavius è stato il più veloce di tutti a scriverlo senza errori e senza modificare il commento. Tommy Gunn memizza alla grande col Super Mario Barese che esiste e può farti del male. Diciamo che Martinet doveva ancora trovare la sua cifra espressiva. Altro che Chris Pratt. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi mettendoli in ordine di gradimento. Anche questo venerdì ci lanceremo in una classifica delle console Nintendo. Ma questa volta andremo a mettere in ordine, dal peggiore al migliore, esclusivamente le portatili della grande N. I criteri sono più o meno quelli della volta scorsa. Si tratterà di una classifica strettamente personale, che andrà a tenere conto soprattutto del mio vissuto e dei miei gusti da gamer. Quindi non prendetevela se questa classifica non coincide con la vostra. Anzi, l'invito è proprio quello di partecipare alla discussione qua sotto nei commenti per sapere qual è il vostro ordine di gradimento dei sistemi portatili Nintendo. E ricordatevi che si tratta di console che hanno fatto la storia e finire nelle parti basse della classifica non significa affatto etichettare questi hardware come scadenti o deludenti. Semplicemente per me c'è di meglio. Mi raccomando, siate bravi, fate civili, ma soprattutto aumentate la luminosità al massimo e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo dal gradino più basso, ma ve lo dico subito, non tratterò del Virtual Boy. Sì, Nintendo la pubblicizzava come una console portatile, ma come abbiamo visto nel precedente video, si tratta più che altro di una console da tavolo. Ma come abbiamo visto nell'altro video, si tratta più che altro di una console fissa, da tavolo, piuttosto che di una portatile. Quindi tenete conto che all'ultimo posto ci sarebbe comunque il Virtual Boy, ma ho deciso di iniziare con un nome che di sicuro farà tanto discutere. Sì, per me il gradino più basso è occupato dal New 3DS. State calmi, fatemi spiegare. In generale ho deciso di accorpare tutte le varie revisioni di ogni singola console in un'unica posizione e valutare il ciclo vitale di ogni hardware nel suo complesso e non tenendo conto della sua evoluzione interna. Con il New 3DS c'è però una cosa che mi dà veramente troppo fastidio. Da una parte abbiamo la revisione più convincente in termini di estetica ed ergonomia e funzionalità di tutta la famiglia 3DS, un nuovo form factor che includeva anche il secondo stick analogico, una vera manna dal cielo. Però Nintendo si è macchiata di un crimine gravissimo. Ha tirato fuori una sorta di revisione pro della console con tanto di libreria con titoli esclusivi che non giravano sulle vecchie versioni base della console. Un bel casino. Quindi se da una parte migliorava in tutto e per tutto l'esperienza base del 3DS, e ritengo che paradossalmente il New 2DS XL sia il migliore 3DS in assoluto, ho trovato l'idea di creare una differenziazione di catalogo e libreria molto ingiusta e al tempo stesso mal sfruttata. Alla fine i titoli esclusivi per Nintendo 3DS sono veramente pochissimi e credo che per molti di questi, anzi forse per tutti, si sarebbe potuto fare a meno di creare una distinzione del genere. E subito dopo io posiziono il Game Boy Color, il successore del Game Boy originale. E per quanto ottimizzi tantissimo il concept iniziale e ne smussi molti dei difetti principali, ho sempre avuto l'impressione che il Game Boy Color fosse un'occasione sfruttata solo in parte. Intendiamoci, passare dallo schermo monocromatico del primo Game Boy alla ricca palette cromatica del Color è praticamente come passare dal giorno alla notte. Poi con un design più compatto ed ergonomico, una durata della batteria migliorata e un nuovo processore che garantiva un discreto boost di potenza hardware, il tutto unito a un prezzo budget, era ovvio che il Game Boy Color avrebbe replicato il successo del suo predecessore. Però non mi è mai andato giù il fatto che lo schermo non fosse retroilluminato, quando poco prima, e solo in Giappone, Nintendo aveva pubblicato il Game Boy Light, una console oggi ricercatissima tra i collezionisti. Insomma, si sarebbe potuto valorizzare molto di più la caratteristica principale del Color, il cui nome a un certo punto sembrava identificasse più le varie versioni della scocca che le capacità dello schermo. L'idea delle palette custom retroattive sui vecchi giochi è geniale, e la retrocompatibilità garantiva un catalogo sconfinato, anche se Nintendo con le versioni DX si lasciò prendere un po' troppo la mano.
una situazione che mi ricorda qualcosa. E poi una feature come il sensore infrarossi, abbandonata immediatamente e mai più presentata in un Game Boy, mi fa pensare che Nintendo stessa avesse difficoltà a giustificare il passaggio generazionale verso un nuovo hardware che prometteva tanto, ma alla fine non aggiungeva troppo. Per questo ho deciso di premiare il primo Game Boy mettendolo un gradino sopra al suo successore. L'impatto che ebbe questa console sul mondo dei videogiochi è incomparabile con quello avuto da qualsiasi altro sistema portatile, nonostante non abbia mai brillato per potenza tecnica, anche durante il suo ciclo vitale. Uno schermo in tonalità di grigi tendenti al verde, tanto ghosting, enorme almeno per gli standard di oggi e con pochissimi tasti. Ma anche dei difetti. Non credo ci sia il bisogno di presentare una delle console più importanti di tutti i tempi, anzi credo che le limitazioni di cui parlavamo prima rendano ancora più affascinante il suo catalogo. L'hardware limitato costringeva gli sviluppatori a essere veramente creativi ed è impressionante pensare come sia riuscita a ospitare titoli immensi come Link's Awakening, il Super Mario Land, Tetris e anche la prima generazione Pokémon. Su questo mattone ho passato la mia infanzia e seppure si potesse fare veramente poco, ci sono alcuni sprite e melodie uscite fuori da questa console che rimarranno per sempre impresse nella mia memoria e non posso non adorare il primo Game Boy, nonostante su giochi come Donkey Kong Land abbia probabilmente imparato a imprecare. Tanto. Ma quanto erano difficili i giochi su Game Boy? Certe console partono col piede sbagliato, ma grazie alle giuste mosse nulla li vieta di riprendersi e di entrare a far parte dei sistemi più di successo di sempre. Sto parlando ovviamente del 3DS. Un'aggiustata al prezzo e una netta ottimizzazione dell'esperienza utente hanno permesso al 3DS di diventare forse il sistema più completo e versatile che Nintendo abbia mai pubblicato. Lo shop e la Virtual Console lo hanno posizionato in modo vincente sul mercato e il 3DS presentava un sistema operativo che, senza alcuna esagerazione, in quanto a flessibilità e comodità di utilizzo, è diverse spanne sopra a quello della Switch. In ogni caso, la grandezza di una console la fanno soprattutto i giochi, e quanta roba è uscita fuori su 3DS. Anche non tenendo conto della retrocompatibilità col DS, che comunque non è roba da poco, con il 3DS ho avuto per la prima volta la sensazione di avere un hardware portatile Nintendo in grado di gestire in modo convincente motori poligonali avanzati, tanto da avere una libreria che procedeva in modo parallelo, ma spesso convergente, con quella del Wii U. Tra l'altro è un peccato che l'ultima parte del suo ciclo vitale sia stata oscurata da Switch, perché in realtà nel 2017 continuavano a uscire titoloni su 3DS, solo che nessuno ci faceva caso. Ora vi dico una grandissima verità. Senza 3DS e Samus Returns non avremmo mai avuto Dread, e questo per me è un fattore fondamentale. L'unico problema vero che ho con la console è che la sua feature principale, il 3D stereoscopico, è anche la caratteristica meno convincente e non penso si tratti solo di un mio problema. È evidente come il 3D non sia mai stato realmente sfruttato dagli sviluppatori e la stessa Nintendo ha proposto la versione migliore di 3DS proprio con il New 2DS. Voi cosa ne pensate della stereoscopia su questa console? Terzo posto rapidissimo, tanto già lo sapete cosa penso di questa console. L'unico hardware che in quanto ibrido merita di stare sia nel ranking delle console fisse che di quelle portatili. Ovviamente sto parlando del Virtual Boy. Ovviamente mi riferisco a Switch e non voglio veramente farvi perdere altro tempo a ripetere sempre le stesse cose. Per me si tratta di una console epocale che mi ha riavvicinato al gaming e mi ha permesso di vivere e rivivere esperienze che mai mi sarei immaginato di portare al di fuori del salotto. Ci sono 10.000 difetti, è vero, ma questo nuovo concetto di portabilità per me va sopra a qualsiasi cosa e sono sicuro che fra una decina di anni, ripensando a Switch, base, Lite, OLED e Pro, parleremo senza ombra di dubbio di uno degli hardware più importanti di sempre. Ci avviciniamo alla conclusione e per me è stato difficilissimo decidere questi ultimi due posti, ma dopo giorni di sofferenza ho deciso di dare la seconda posizione al Game Boy Advance. Nell'era in cui la console war si combatteva a suon di bit, faceva veramente impressione pensare di avere una console portatile a 32 bit. E il Game Boy Advance sapeva veramente di futuro e oggi, che è molto più semplice mettere in prospettiva gli evidenti limiti della console, continuo a pensare che si tratti di uno degli hardware più sensazionali di sempre. Nata da una costola del primo Game Boy, questa console non lasciava indietro nulla. Garantiva la totale retrocompatibilità con i precedenti modelli, riproponeva tantissimi dei grandi classici dell'era NES e SNES,
e per quest'ultimi con dei risultati impressionanti, e si interfacciava anche col GameCube. Sì, magari in un modo un po' goffo, però intanto si poteva giocare all'Advance anche sul televisore, e non solo. Vogliamo parlare degli assurdi esperimenti fatti con i motori poligonali? O di JRPG giganteschi come Golden Sun e Superstar Saga? No? Beh, allora vanno citati anche capolavori come Zero Mission, Minish Cap e Max Payne. Nella libreria del Game Boy Advance vi ci potete perdere e non uscire mai più. Si tratta di una console su cui tutti volevano stare e il supporto delle terze parti è immenso. La prima posizione per me non se la merita solo perché Nintendo in alcuni frangenti la trattò eccessivamente come una succursale del Super Nintendo, e forse sì, soprattutto con i titoli di Mario, si sarebbe potuto fare qualcosa di più. E poi non conservo rancore, ma non so come abbia fatto a passare gran parte della mia adolescenza con il primo modello senza subire danni permanenti alla vista. Nintendo, ma ti faceva così tanto schifo la retroilluminazione? Beh, ormai lo avrete capito, per me il miglior hardware portatile Nintendo è il Nintendo DS. Un hardware che credo che incarni in tutto e per tutto la filosofia alla base del gaming targata Nintendo. Molti di voi non se lo ricorderanno, ma all'epoca, quando DS e PSP furono annunciati praticamente in concomitanza, Nintendo fu data per spacciata. Le capacità hardware del doppio schermo impallidivano di fronte a quella bestia di potenza di Sony e la PSP era pronta a replicare il successo senza confini di PlayStation anche nel mondo portatile. Da una parte Grand Theft Auto senza compromessi, dall'altra un remake un po' incerto di Super Mario 64. Era ovvio che la bava del pubblico era tutta rivolta da una parte. Però anche se è impossibile definire PSP un fallimento, le cose sono andate decisamente in modo opposto. Nintendo è riuscita a tirare fuori un concept vincente e a riscrivere le coordinate del gameplay e della fruizione videoludica in portabilità. Implementare in modo così efficiente il touchscreen all'interno del gameplay è stata una scelta avveniristica e il DS ha dimostrato che per vendere un concept vincente non serve la potenza bruta, ma un'idea geniale. E il DS aveva parecchi assi nella manica. Se ripenso alla libreria del DS, ho veramente l'imbarazzo della scelta e non saprei veramente da dove iniziare. Forse manca un capolavoro epocale, ma soprattutto manca un Metroid in 2D. Però tra le librerie Nintendo credo che quella DS sia la più completa di tutte, in grado di incontrare i gusti di molti tipi di giocatori, dai casual fino ai più hardcore. Tra gli highlights dell'esperienza DS metto sicuramente il multiplayer wireless con una sola cartuccia, e in questo Mario Kart DS ha fatto veramente la storia, e anche l'incredibile visione di futuro proposta con il DSi e il suo store dedicato. E non dimentichiamoci che era Nintendo a proporre queste cose. E una cosa che poi apprezzo tantissimo è che si sia cercato in tutti i modi di sfruttare il touchscreen e il doppio schermo. Serie magari nate su altre piattaforme hanno trovato il loro episodio più riuscito proprio su DS, grazie a nuove trovate di gameplay. E quindi accanto a un New Super Mario Bros. C'era spazio anche per esperimenti particolari come Super Princess Peach, WarioWare Touched, avventure grafiche come Another Code e Hotel Dusk giovavano enormemente dell'interfaccia di controllo, i rhythm game spopolavano su DS, inoltre anche GTA, una serie storicamente non adatta alle portate di Nintendo, sorprese tutti con Chinatown Wars, un capitolo cucito su misura. Più ci penso e più mi perdo nella libreria del DS. Quali sono i vostri titoli preferiti? Poracci, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non aver chiuso indignati per la mia classifica, e anzi vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere qual è la vostra classifica personale di gradimento delle console portate di Nintendo. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Porortatile, Michele S, ciao! Ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! No, c'è un ritardo pazzesco.